Sabato c'è stata questa bella vittoria sul campo appunto di Caprioli contro il Magno Cavallo City. Vediamo intanto le immagini e poi ne parliamo qui con i nostri amici in studio. Vediamo subito il primo episodio al 20° del primo tempo, quando il Caprioli ha già l'occasione per sbloccare il punteggio. C'è un fallo di mano in area da parte di un difensore del Magno Cavallo, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Va sul dischetto Silvio Scarpa che calcia male, il portiere del Magno Cavallo riesce a respingere la palla con il piede sinistro. Vediamo battuta di Scarpa che non ha un impatto felice con la palla, dunque si fa parare il tiro. Ma la rete del vantaggio arriva poco dopo, al 29°, cross dalla destra di Saullo sul quale si avventa proprio il nostro amico qua Mauro De Coginis che sul primo palo colpisce di testa e insacca la palla. Beh, un bel gol, il primo tra l'altro suo della Pina. Con la maglia del Caprioli, dunque doppiamente felice, dobbiamo secondo, dire secondo. Il secondo per De Coginis. Intanto abbiamo visto naturalmente la gioia di Mauro che va ad abbracciare i propri compagni. Nel secondo tempo, al 10° minuto, la rete del raddoppio, questa volta Scarpa fa tutto molto bene, controlla la palla e dal limite dell'area a volo la mette a fil di palo, imparabile per il portiere ospite. Silvio Scarpa dunque porta in vantaggio il Caprioli con questo bellissimo gol, complimenti a lui. Al 33° c'è un lancio dalla propria metà campo da parte di Caputo per Scarpa che arriva in area di rigore avversaria, esce il portiere che travolge l'attaccante del Caprioli, l'arbitro indica di nuovo il dischetto del rigore in favore dei padroni di casa. Rivediamo l'intervento in uscita del portiere del Magno Cavallo, credo che siano pochi dubbi, vedete l'uscita scomposta del portiere sull'attaccante del Caprioli. Questa volta la battuta va a Veneroso che non sbaglia e mette la palla in rete sulla destra del portiere, dunque il 3-0 per la capolista Veneroso che poi va a fare una dedica speciale, vedete la sua bambina che è lì ad assistere alla partita vicino alla rete di recinzione. Al 42° arriva anche il quarto gol e vediamo il gol di Veneroso, il quarto gol, eccolo qua, c'è questo passaggio messo da Saullo che ha servito in area Tomei. Devo dire che Saullo ha fatto due assist, il primo proprio su Mauro e questo su Tomei. E dunque gol del 4-0 per il Caprioli. Poi nel finale, in pieno recupero, c'è il calcio di rigore assegnato al Magno Cavallo dal direttore di gara. C'è un fallo commesso da Caputo su un Fierro, lo stesso Fierro che poi va a realizzare il calcio di rigore. Dunque finisce 4-1, grande vittoria ancora, come dicevamo. La settima di questo campionato per il Caprioli, punteggio pieno in testa alla classifica.